Si è insediato il nuovo questore di Enna, il dottore Corrado Basile. Di origini siracusane, Basile vanta una lunga carriera che inizia alla questura di Varese per proseguire a Siracusa e Vibo Valentia. Dall'ottobre del 2015, per circa 9 mesi, ha svolto l'incarico di vicario del questore di Enna. Ha assunto successivamente il ruolo di vicequestore vicario a Messina e di dirigente dell'ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la regione siciliana, prima di essere destinato dal capo della polizia ad assumere la direzione della questura di Enna. Mi sento veramente servente nei confronti di questa comunità, che è una comunità piccola numericamente, geograficamente, ma per quelle che sono le mie conoscenze, molto viva, molto frizzante, molto eterogenea e che ha bisogno di molta attenzione, cosa che farò. Sono arrivato qui, il mio primo atto simbolico è stato, e non tanto simbolico, ma anche fisico e materiale, ho deposto una corona nella nostra caserma, giù alla caserma Boris Giuliano, che ricorda i caduti della Polizia di Stato, col pensiero molto commosso, quindi, perché c'è chi ha dato la vita per questa bellissima professione, e per non venir meno ai propri principi. E quindi poi sono stato assolutamente il prefetto, con il quale conto di collaborare nella sua veste di autorità politica provinciale di pubblica sicurezza, nella mia qualità di autorità tecnica provinciale di pubblica sicurezza, quindi di collaborare in piena sintonia e armonia. Passerò a salutare i colleghi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, perché sono convinto del fatto che ognuno con le proprie prerogative, con le proprie responsabilità, ma fare squadra, veramente è l'arma più semplice e l'arma segreta per rendere un servizio ai cittadini. Naturalmente senza stupide gelosie, senza stupide così, ritrosie, perché c'è spazio per tutti, per chi ha voglia di fare. E io ho molta voglia di fare. Trovo una struttura, e parlo adesso della questura di Enna, molto rodata. Il collega che mi è piaciuto, ha fatto un ottimo lavoro insieme al vicario e al capo di gabinetto, e quindi sono anche facilitato nel compito che mi spetta. Nel limite possibile porterò quelle innovazioni che sono frutto del proprio sapere, del proprio esperienza professionale, naturalmente, ma sono sicuro che la struttura mi verrà dietro con l'entusiasmo che spero contraddistingue il mio mandato e la mia presenza qui ad Enna con la Questore, finché il capo della Polizia vorrà che io rimanga qui.